Amiche e amici bianconeri, buonasera e ben ritrovati qui sul canale per questo secondo contenuto di giornata che dedichiamo alla sfida appena terminata, seconda amichevole della Juventus di questa stagione 2024-2025 che andrà a iniziare a breve con la prima contro il Como, la prima casalinga contro il Como, ma questa sera si giocava la Stade Adriatico di Pescara. È finita 2-2 contro il Brest, squadra di Ligue 1, quindi della prima divisione francese. Un commento ovviamente a quella che è questa seconda uscita. Prima di farlo, che ovviamente è da pieni lavori in corso, prima di farlo, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, azionate la campanella di notifiche e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, se sarà stata di vostro gradimento. Dunque, come dopo la sfida di Norimberga, per me valeva zero tutte le critiche, tutte le considerazioni fatte, io lo dissi, per me vale zero, sono partite che servono a dare indicazioni all'allenatore, in questo caso a Thiago Motta, piuttosto che ai tifosi. Dopo la sfida di questa sera vi dico che siamo sempre su quella lunghezza d'onda, nel senso che ci sono sicuramente passi avanti, lievissimi, piccolissimi. Siamo in piena fase di lavoro in corso, siamo ancora ben lontani dall'essere squadra, siamo ancora ben lontani dall'essere la Juventus che affronterà la stagione 2024-2025 e quindi da questo punto di vista qualsiasi tipo di critica ingenerosa anche questa volta per me vale zero. Va da sé che questa volta posso, diciamo, dare delle esprimere delle opinioni un pochino più incentrate avendo assistito alla sfida. E posso dirvi che ancora, come già avvenuto contro il Norimberga, abbiamo visto le cose migliori nel secondo tempo. Una Juve nel primo tempo sicuramente non trascendentale, che ha rischiato poco, che ha cercato raramente, ma sicuramente più del Brest, la via del gol, non trovandola, nonostante due occasioni, una clamorosa di Vlahovic di testa da pochi passi, un'altra con Timothy Weah. Un diciamo accettabile primo tempo, male personalmente per quello che ho visto nella ripresa, ma ripeto, sono partite che servono soprattutto per l'allenatore per capire tante cose, ad esempio che Cabal può essere una valida alternativa da difensore di centro-sinistra della linea 4, ad esempio per capire che Frank Thuram è un centrocampista veramente polivalente, così come lo si è descritto lui nel corso della presentazione è avvenuta, se non sbaglio, ieri. E altre indicazioni che Locatelli, liberato da regimi da vincoli di regia, sicuramente può offrire qualcosa di positivo. Insomma, diverse sono le indicazioni che può, diciamo, aver tratto l'allenatore. Per quanto riguarda noi, inutile stare a commentare più di tanto una sfida che ancora una volta è una partita che serve per mettere benzina nelle gambe, per far sì che si, diciamo, comincino a focalizzare quelli che sono i dettami dell'allenatore, quindi avere una sorta, esprimere una sorta di idea tattica, di idea di gioco. È evidente che la Juve giocherà con una sola punta, che è Dusan Vlahovic, supportato da tre centrocampisti alle spalle, intercambiabilità dei ruoli. Insomma, credo che queste siano un po' le indicazioni che abbiamo tratto. Poi ci sono le prestazioni dei singoli, sicuramente parecchie rivedibili. Sicuramente nel secondo tempo, con gli ingressi di Douglas Luiz, di Danilo e di Bremer, la Juve ha acquisito in personalità, in qualità e ha fatto vedere le cose migliori. Poi parlare di cose migliori obiettivamente mi sembra anche un po' abbastanza utopistico, mi sembra anche abbastanza un voler andare a cercare di raccontare quello che in questo momento, ribadisco, per quello che valgono queste amichevole, ai fini del risultato, ai fini di quello che deve essere l'entusiasmo o la depressione del tifoso, valgono veramente zero. Io credo che non ci si debba deprimere, nonostante ancora si sia in piena fase di lavoro in corso e non si veda ancora un gruppo, una squadra affiatata. Ci sono delle individualità, ci sono tante cose ancora da oleare, c'è un Cambiaso che offre buoni spunti nella fase propositiva, che dimostra qualche lacuna nella fase difensiva. Insomma, ci sono tantissime cose che possono avere una grande fase di miglioramento e ce ne sono tantissime altre
che ci fanno capire come non si possa diciamo trarre dei giudizi definitivi da queste partite, perché alla Juve, soprattutto quella del primo tempo, mancavano ancora tanti giocatori. Sicuramente quello di cui posso diciamo essere abbastanza certo: a questa squadra mancano maledettamente gli esterni d'attacco. Cioè, in una squadra che vuole giocare con il 4-2-3-1, ma anche volesse giocare con il 4-3-3, oggi per quella che è la condizione fisica, per quello che si vede in questo momento, nemmeno Timothy Weah, il tanto decantato Timothy Weah come migliore in campo nella prima sfida contro il Norimberga, ribadisco, sarà certamente così, ma credo sia, è presto per dare giudizi definitivi, sia ben chiaro, ma credo che sia veramente pura utopia pensare di fare una stagione con Weah vero e unico in questo momento esterno offensivo. Perché nel secondo tempo ho visto un Weah ai limiti dell'inutile, vuoi per la stanchezza, vuoi perché ancora siamo in piena fase di preparazione, voglio metterci tutto. Però al di là dell'aver cercato qualche buon assist ai compagni, vedo ancora un giocatore incapace di saltare l'uomo, vedo ancora un giocatore non lucido nella fase di diciamo apporto ai compagni. Anche nel primo tempo una palla da mettere perfetta a Vlahovic, che avrebbe potuto battere a rete, gli è arrivata corta sulla diagonale del difensore. Insomma, vedo poca lucidità ancora sia nel servire i compagni, ma soprattutto nel rendersi abile nell'uno contro uno, nel rendersi abile a creare la superiorità numerica e magari andare anche in proprio verso la porta. Un'ottima conclusione nel primo tempo, deviata in calcio d'angolo dal portiere, ma è poco per pensare che questo debba essere il nostro, in questo momento, esterno più forte o di ruolo che noi abbiamo. Quindi sicuramente lì la Juventus deve operare, così come mi sembra anche evidente manchi la qualità nel raccordo tra la punta e il centrocampo. Un Fagioli che ho visto meglio nella fase di recupero palla piuttosto che nella fase propositiva, ma ribadisco, siamo ancora agli inizi, sono le prime partite, non si può pensare di trarre dei giudizi definitivi da queste sfide. Quello che posso dire è questo per quello che si è visto questa sera. Non c'è da essere eccessivamente allarmati, se non per il fatto che certamente è una rosa che va completata, e lo va fatta anche con una certa urgenza, perché la prima sfida è ormai alle porte, perché sono le sfide che non si può pensare, nelle quali non si può pensare di perdere punti. Si gioca in casa contro una neopromossa, si deve vincere assolutamente, ma per farlo devi avere, non soltanto perché ti chiami Juventus, ma devi avere una rosa che ti consenta di giocare così come vuole il tuo allenatore. In questo momento sicuramente manca qualcosa dietro, perché manca l'arrivo di Todibo. A tal proposito credo che siamo veramente nella settimana decisiva, cioè o si chiude questa settimana, e questo vale sia per Todibo che per Theon Koopmeiners, altrimenti potremo veramente sentirne delle belle, cioè di obiettivi a lungo inseguiti e di obiettivi poi magari sfumati. Lo dico per entrambi, perché sembra che nell'ultimo ore ci sia stata un'accelerata anche per Koopmeiners, con la volontà della Juve di crescere nell'offerta e con la sensazione che l'Atalanta possa cedere un filino da quella che è la sua rigidità sui 60 milioni. Vedremo se sarà così. Sono sensazioni che filtrano e che mi arrivano, e che io vi riporto, come vi ho sempre detto, che era una trattativa, quella per Koopmeiners, che sembrava dilungarsi eccessivamente e ricordarmi tanto quella di Milinkovic-Savic. Ma siamo in una settimana, quella che andrà ad iniziare da lunedì, decisiva, ma decisiva nel vero senso della parola. O si chiude lì, o secondo me è un'operazione da definirsi assolutamente e definitivamente saltata. Vedremo quello che sarà, perché certamente trascorsa questa, dove almeno un giocatore sarebbe dovuto arrivare e non è stato così, io credo che veramente entriamo in una settimana dove Todibo, Koopmeiners, secondo me sono due operazioni che devono essere concluse, o quantomeno una conclusa e l'altra praticamente definita. L'Atalanta si vocifera chieda o abbia intenzione di chiedere di poter avere a disposizione Koopmeiners fino alla Supercoppa. Temo e dubito che, qualora si arrivasse ad una quadra, la Juventus accetterebbe una simile situazione, perché ovviamente la Juventus ha da pensare al proprio campionato e quindi ad avere a disposizione il meglio del meglio al prima possibile, e Koopmeiners, qualora fosse un obiettivo centrato, beh, credo che rappresenterebbe il meglio del meglio di questa rosa. Ha esordito Douglas Luiz subito con la possibilità di segnare
parata, insomma palla deviata, calcio d'angolo da lui stesso battuto, primo assist e primo gol in stagione di Danilo, appunto sull'assist di Douglas Luiz. Finisce 2-2 perché là di dietro c'è ancora tanto da lavorare, tante sono le incertezze, ma ribadisco, non c'è di che essere allarmati in questo momento, così come non ci sarebbe stati da esaltarsi per aver capovolto il risultato che stava per 1-0 per il Brest e poi 2-1 per la Juventus. Ditemi quello che pensate, come l'avete vista, ci sentiamo presto, fino alla fine. Ciao!